Direi che la corsa diventa preghiera, già nel senso stesso di correre per me anche un inno e un ringraziamento per il dono della vita, e questo è preghiera. E poi è molto spesso infatti per me fonte di meditazione, ad esempio sulla gioia che provo quando corro. O sulla una coscienza, una presa di coscienza sull'importanza del respiro, dunque del soffio, e vedevo quanto il soffio, quanto lo spirito è importante nella nostra vita, nella mia vita di fede, e quanto nella corsa respirare è proprio la base di tutto. E la gioia più grande non la trovo nell'allenamento, ma nel ligare. Proprio perché, a differenza dell'allenamento, la gara ha questa dimensione di corpo, nel senso che stiamo insieme, corriamo insieme, magari con persone, che non conosco, che non incontrerò mai più, però c'è questa dimensione di comunione, di solidarietà, di attenzione all'altro. Uno potrebbe pensare si corre per se stesso, invece. Sì, si corre, ognuno corre con il suo corpo, però essendo attento all'altro.